Ok ragazzi, cacchio, aspettate un secondo. Ok. Gli appartamenti reali. Dove sono gli appartamenti reali? Mica, quello là secondo me si è ammazzato. Cioè, ma perché poi? Perché incontrarci negli appartamenti reali quando potevamo incontrarci qui, testa di cazzo? Oh mio Dio! No, dai, seriamente questo gioco non è stato convertito molto bene, guardate. Cioè, dai, cazzo. Ci avessi giocato su PC tutte ste cose, io, seriamente, io avrei sempre dato la colpa al mio computer perché il mio computer è così e lo so. Lo so che... Oddio, ho sentito la porta. Sti zombie lì non so che cazzo servono. No, devo andare dal dottor. Doctor! Dottore? E poi non so nemmeno se la strada è giusta. No, non credo sia giusta questa. Questa no. Devo capire dove andare. Vediamo. Forse da questa. Appartamenti reali poi. Ecco, magari di qui. Probabilmente me l'ha già aperta. Ma che cazzo? Oh no! Merda, via la sequenza finale degli zombie! Krishna! No! Siamo alla fine quindi. Madonna mia, mi inizio già ad armare. Oh no! In che si comincia con l'allegria. Oh no, dimmi che quello non è il dottore. Quella è una bombola dietro. Dimmi che è morto. Non lo colpisco perché sennò salto in aria. Fanculo, lo sapevo, bastardo. Giù. Allora. Il dottore dove cazzo è? Ma perché non ha stabilito un incontro da una parte dove si vede. Cioè. Magari potevamo vederci negli appartamenti di Brick Lane, che cazzo ne so. Un posto più normale di questo. Vai, tocca a te, mo. Ok. Vediamo che ha tu. Che ha tu. Non hanno nulla. È da questa allora. Secondo me bisogna seguire un consiglio utile che posso darvi. È che in molti giochi, nella maggior parte, per sapere dove dovete andare, dovete semplicemente seguire la scia dei mostri. Cioè, se... della scia dei nemici più che altro. Dove ci sono i nemici, ci sono gli obiettivi da fare. È sempre stato così. Ia, tua nonna stronza. Tua nonna strolica. Puttana tua mamma. Adesso vedi le mazzate che ti prendi, figlio della merda. Ale, dammi una bibita al volo. Anzi, no, una merendina. Krishna, quanti zombie ci sono da combattere? Ma se faccio così, aspetta un secondo, devo toccare un attimo i tasti. Ah, così mi becco tutte le armi. Le mine. Oddio, più o meno. Va bene. Va bene, aspetta un secondo allora. Metto. Questa la metto. Vabbè, dai, va bene così.
Non incasiniamo i tasti perché poi sono una merda. Tutti che mi aspettano. Sì, è proprio la zona giusta. Chissà lì come cazzo lo raggiungo. Lì vi ricordate che c'era uno zaino? Non mi ricordo mica come dovevo raggiungerlo. Ah! C'era, mi sembra, una zona. Mica volta con i zombie. A spasso. Porca tua nonna. Proprio una porcona tua nonna, eh. Vieni qua perché non voglio combattere lì. Oh, di merda. Quella puttana è là sopra. Guardate, è là sopra. Comunque c'era una zona, vabbè, si fotte perché non ho voglia di combatterlo. Fa il bastardo. Due, doppietta. Spero ne arrivino altri, dai. Figlio della merda. Come è morto? Ma dai, non ci credo. Ma porca merda. Ma porca merda, dai, un colpetto del cazzo, ma vaffanculo, va. Dio Cristo, uno, un colpetto. Dai, ma porca merda, oh. Madonna, che palle, oh. Puttana Eva. Cioè, più ci penso, più mi girano i coglioni, seriamente. Cioè, era arrivato. Capito? Questa è la fine, quindi. È la fine. Sono arrivato alla fine con lo stesso personaggio e mi muore così. Dio Cristo. Vabbè, dai. Fatevi avanti, faccia di merda. Quello è il mio personaggio. Ex personaggio. Cristo. Sì, vabbè, non di nuovo. Porca troia. Aspetta. Ah! Minchia! Sto per morire. Cavacca. Minchia di nuovo! Minchia, adesso sto usando questa sgallettata. Ma che cazzo, dai! Cioè, veramente mi fa girare i coglioni sta cosa. Puttana troia, oh. Ha detto la merda che avevo. Cioè, era sopravvissuto un casino lui. Lo facciamo un po'. Va, vaffanculo. Porca vacca. Un cazzo di casino, minchia. Io mi sono impegnato per farlo sopravvivere e muore così all'ultimo secondo. Vaffanculo. Ciao MP5, non ne faccio un cazzo. Minchia, che incazzo. Tu che è di bello? Potenziamento, potenza di fuoco. Allora, qui. Cazzo era quel rumore? Qua sopra non ero salito l'altra volta. Oh no. Sono le visioni. No. Minchia, che palle. Vabbè che non era molto bello lui, ma per queste merde. E poi si respawnano un paio di volte ste cagate. Dai! Figli di una sborrata tardiva. Dai, muori, cazzo! Vado prima a prendere. Va. Prima a prendere un mitra. Ma ancora, cazzo! Ma vuoi morire per una volta per tutto, cazzo? Oh, 3 volte. Mi prendo per il culo ancora. Minchia! Merda, mucchiata, mucchiata! Qui la mina ci stava bene,
sempre. Vai. Quante cazzo di volte si devono respawnare? Oh, uno è andato. Amen. Cioè, 800.000 volte devo uccidere, dai. No! Va! Cazzo di rumori fa? Non è ancora morto. Madonna. Non so ancora dove respawnarsi. E due balle. Graffia così tua mamma. Nell'uretra. E muori cazzo che mi fai incazzare, porca. Non è ancora morta. Si deve respawnare almeno 800 volte. Dai, puttana di merda. No, mica l'ammanco sempre. Oh, puttana del cazzo. Finalmente. Fai vedere cos'ho. Oh, questo. Prendo. E basta. Cioè, guardate quanti kit ho. Minchia, granate. Ho parecchia merda utile. Magari è qui che devo andare. Oh, cucina di Buckingham. Qua non ce l'ho venuto. Lellero, oh là là. Che finale mi capita qua. Aspetta. Ma è giusta la zona? Mi sa di sì, sì. Torta! Mia! Non avevo vista che c'era. È nascosta. Scusate il rottino. Mi chiedo lui come abbiamo fatto a raggiungere questa zona illesa. Sì, bravo, che paura. Mamma mia. No. Yeah. Madonna, che rumori del cazzo che fa. No, stiamo giocando a un gioco di zombie survival o stiamo girando un porno? No. Yeah. Di più. Minchia. Vabbè, munizioni per la pistola, vaffanculo. Mi mangio la torta così recupero un po' di vita. Minchia, ne dà parecchia di vita la tortina, eh. Oddio. Questo come prima mi ha ucciso perché è più forte degli altri. Ha un bonus, mamma puttana, questo. Quindi mi ha fatto più danni del normale. Dio Cristo. Dai, cazzo, volete morire? Minchia, se mi ammazza, guarda. Cristo santo, ma ce la fai a colpire bene, porca vacca. Minchia, due alla volta sto colpendo, Dio Cristo. Oh, amen, porca puttana, non l'ho ammazzato. Era il dottore questo, mica, manco me ne ero accorto. Oh mio Dio. Ho la panacea. Madonna, oh. Ce l'ho fatta. C'è qualcosa qui che può essere preso? No. Minchia. Due palle. Ma devo tornare agli appartamenti. Devo tornare agli appartamenti reali e mi sta bene, ma come? Dov'è la strada? Minimo c'è una zona segreta. Mi sento che c'è un passaggio segreto minimo. Il cazzo c'è segreto. Serve un codice, ottimo, bello quando non so i codici. Devo rincoglionire a trovarli. 3, 7. E tuo zio fa per 3.
Madonna, non ci credo. Adesso mi devono fare queste stronzate, no? Aspetta, devo trovare la giusta prospettiva, minimo, per... Sarà 6407? 6407. Proviamo. Minchia, la grande. Vai. Dio santo. No, ragazzi, sta cosa veramente mi fa incazzare. Fino all'ora non sarò fiero di me. E nemmeno io sono fiero di me per aver sbagliato proprio all'ultimo momento. Che palle. Prima guardo qui. Vedo cosa c'è. Ma potenziamento arma, minimo. Molotov. Raccogli? Ah, il kit. Madonna. Minchia, ce l'avevo fatta a finire il gioco con quel post. Minchia, me ne lamenterò fino alla fine. Madonna. Cazzo è, carabina. Niente, fatevi avanti pure. Venite, signori, ce n'è per tutti. Botte per tutti. Botte da orbi per tutti. Oh no, si scarica proprio nel finale. Riuscirò a finire il gioco prima che... Ah! Riuscirò a finire il gioco prima che si esaurisca la batteria del tutto? Probabilmente no! Ah, siamo un kit, tanto è una migliaia. Oh che bello, bibita energetica, mi servirà. No, Molotov, tienitela. Sto esplorando l'ultimo livello, praticamente sarà questo. Andiamo così. Vuoto, vuoto, vuoto. Affanculo, me ne vado. Accovacciati, aspetta. Ci sarà l'ultimo jumpscare qui? No, niente jumpscare. Ah, praticamente una scorciatoia, minimo. Oh Krishna. Morto. Sì, è la stessa zona, ok. Allora, tutto il motore è praticamente al rifugio. Adesso questo non ci piove. Visto che qui c'è la... il segno Kaja, Kaja. Palle. Che palle. Andiamo ad aprire la botola. Minchia, chi è questa sgallettata? Non so nemmeno il suo nome. L'altro lo conoscevo come le mie tasche. Sotterraneo di Buckingham Palace. Ma non devo tornare al rifugio. Andiamo nei sotterranei. Recupera la panacea. Torna agli appartamenti reali. Ah, la panacea l'ho recuperata. Devo tornare agli appartamenti reali. Perché qui poi non mi fa entrare? Che palle. Ecco, porta aperta, guardate. Ma per questi? Io pensavo uscissero prima o poi. Così di colpo, invece no. Povero dottore, comunque me lo immaginavo che era infetto. Porta chiusa. Ah. Iniziano a uscire zombie, mo? Sì, ottimo.
strada bloccata. Fanculo. Anche qui strada bloccata. Dovrò passare da qua. Dove cacchio l'ho visto lo zombie? Qui? Dove cazzo posso? Munizioni di pistola. Sì, questo è un bel volo, eh. Comunque la strada è questa sicuramente. Oh merda, la luce, porca merda. Veniamo, riaccendiamo. Aspettiamo un qualche secondo perché così si ricarica. Dai, si ricarica anche abbastanza velocemente. Dai. Dove io vado? Vai, vai. Porca merda. Se questo è il finale non riesco a sentire la tensione. Sì, anche perché tanto li posso incatenare, concatenare tutti così. Cioè, via. Qualcun altro si vuole fare avanti? Signorino qui? Lì, lì. Dai, strisciate, figli della merda. Dove ne spuca? Brutta merda. Giù. Ne è rimasto uno. Facciamolo arrivare fin qui e lo ammazziamo. Dai, coglione, dai, dai, dai. Che povero idiota. Qui è chiuso, giustamente. Ma c'è questo. Oh Krishna. Oh Krishna. Li evitiamo tutti. Uno si è svegliato. Vabbè, tanto. Vieni, vieni pure. Qualcun altro? Sento una bombola. Merda, ho sentito bene. Aspetta, non posso colpire. Porca vacca! Cioè, guardate il mio cadavere della minchia. Non ci credo, sono morto di nuovo. Porco mondo, porco il mondo. Dio Cristo. Ma è una cazzo di gioia, orca troia. Vedo il suo zaino. Vaffanculo, va. Cioè, mi metto la cappa come arma così e questo così, perché... Porca troia. Minchia che palle però, mamma mia. Cioè ormai chi se ne fotte. Questo è il terzo personaggio che uso. È il terzo personaggio che uso, quindi figuriamoci se mi sbatto più di tanto. Il radar non mi segna niente. Non hanno nulla. Non hanno nulla. Ma dove cazzo sono finito? Non è la zona giusta, no? No, non credo. Probabilmente devo salire su, eh.
Sì, devo salire su. Oh, è vero, devo andare qui. Minchia, me l'ero dimenticato. Accesso consentito. Salve, dottor Knight. Salve. Non sono il dottor Knight, ma ho il suo occhio. Si inizia con l'allegria. Uno l'ho seccato. E anche l'altro. Grazie di tutto e buonanotte. Zombie! Giù. Tutto allagato. Oh Krishna, qui è troppo alta l'acqua per combattere. Ma qui no, venite, venite figli della merda. Giù. Sentito un rumore. Ogni volta che entro qui sento rumore, vabbè. Arrampicati. Ah. Via. E il radar si è bloccato. Ah. Madonna, ragazzi. Porca troia. Ah no, lì non c'è nessuna strada. Madonna, meglio blu, mollare. Ecco perché. Ah, che bravo! Sono fiero di te, guarda. Ecco chi è. Panzone. Oh. Dove cacchio, cioè, dove cacchio siamo finiti? Nel burg del bunker di Sua Maestà la Regina? Che ha fatto se vi. Minchia, ragazzi. Ops. Mia. Ho la panacea. Free panacea. Ora è il momento di usare armi più cazzute. No! Madonna, se rischio di nuovo mi impicco. Dammi un kit al volo. Cioè, quei bastardi, porca troia. Poi è lenta questa vacca. E anche il tizio precedente era lento a puntare. Con la. Ah, Krishna! Porca troia. Vai. Madonna, oh. Oh. Cazzo. Sta sigillando tutto. Mi sta racchiudendo qui con gli zombie. Una Eva. E mo? Cioè, credo.
Spero sia fatto apposta. Di qui non so come cazzo uscirne. Krishna. Sì, dai cesi me ne esco. Mi butto dentro il cesso e tiro lo sciacquone. Cazzo. Mica da qui è bloccato. Porta chiusa. È sparito anche l'allarme. Questo è un modo per dire che sono fottuto. Cioè, ricapitoliamo. Ma qui è aperto. No, ma che... Cioè, non mi fa andare. No, ma tu mi stai prendendo per il culo, vero? Cioè, ma come cazzo è stata fatta questa conversione? Figli della merda! Ah, Krishna! Cadroio. Un secondo, metto questo perché tanto le munizioni le ho quasi finite. Mi bevo un po' di succhi. Dammi questo. Perché almeno è un potere più devastante. Cazzo, devo andare. Ah, Krishna! Mica brutto figlio di puttana. Carica sto schifo. Minchia. Cioè, no, non vi pare. Dove cavolo stiamo andando? Non ho idea. Ah. Fuggire dai sotterranei. Ma usare la scorciatoia come abbiamo sempre fatto, no? Merda. Devo passare da qui. Vai il coglione lì. Sì, vabbè, perché tanto non lo so, vero, che tiri fuori la testolina per colpire. Ecco. Toh. Minchia, che cazzo di cosa che c'hai? In testa. Ah, un microfono in testa. Eccolo. Vieni qua. Vieni qua che vedi come ti massacro, pezzo di merda. Fanculo tua mamma. Adesso ho capito, devo usare le armi toste. Top, pezzo di merda. Vieni figlio della merda. Anche tu spruzzi, ti spruzzo io, coglione. Mi ricordavo che qui c'erano armi. Facciamo finta di nulla. Ho un mio carico da 60 testate esplosive in avvicinamento da est direzione. Operazione fica del deserto. Krishna. Muro di fuoco è buona fortuna, ragazzi. Come buona fortuna, ragazzi? Madonna. Questi stanno venendo a bombardare. Non se ne sapeva nulla. Oh, usciamo. Parlano i corvi di tutti i sopravvissuti in Londra. Loro un verso scrive a breve. Viene proprio bar. Abbiamo tempo per un'ultima evacuazione. Prendi questo disegno. Sto problema raggiunto la torre di Londra. Dov'è la torre di Londra? Aspetta. Aspetta un secondo, perché qui c'era un punto di salvataggio. C'erano anche queste zozzerie. Però torrete me due, ma non me ne faccio nulla. Però qui c'è il punto di salvataggio. Dov'è? Quello non posso fare un cazzo. C'è il punto di salvataggio, ma sinceramente chi se ne fotte? Dov'è la mia cassa? Vabbè, fanculo. Dormo 2 secondi, almeno
Ho salvato qui. Madonna. Ah. Comunque prendo la granata che c'è là. C'è qui. La prendo perché. Anche le munizioni della pistola. No, che cazzo hai preso? Ecco. Ah, c'erano due granate. Come si raggiunge la torre di Londra? Che hai? Oh, grazie, munizioni per il fucile. Tutti verdi. Mina, thank you very much. Cioccolato. Visto che non c'è il tempo, me la prendo comoda. Cazzo devo andare? Devo raggiungere la torre di Londra, ma non, il fatto che non mi segna la zona dove devo andare mi preoccupa. Oh. Merda. Non fare il coglione. Vedi qua. Cose utili. Perché c'erano robe. Qualcuno qui. Eccolo. Minchione. Vieni, vieni, bello. Oh merda. Via, 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 via. No, dammi un'altra arma. A capo, e vabbè. Victor, ma dove cazzo sto andando? Minchia, che bello quando non ti ricordi dove cazzo devi andare. Qui non c'è un tombino. No, la torre di Londra è dall'altra parte. Aspetta, sto facendo mente locale. È dall'altra parte. Mi sto muovendo nella direzione giusta. Prima non c'era l'obiettivo. Forse non l'ho notato. Ma adesso c'è. Minchia, andiamo. Pronto, parlo Sondra, colonnello Curvi di Dio. Abbiamo intercettato una trasmissione da Bunky Campo. Lei ha la panacea meravigliosa. Raggiungi la torre il prima possibile. Il mondo intero ne ha bisogno. Ma lo stronzo che era. Prendi l'equipaggiamento della casa del rifugio. Lo stronzo che invece ci ha aiutato fino adesso, il muto. Alla radio. Che fine fa? Non viene con noi? Tanto qui i zombie non ce n'è. No, zombie tanto non ce n'è. Dove cacchio era? Questo mucchio di merda si deve far saltare in olio, no? Non era qui comunque, era qua. Era di qui. Devo prendere tutta la merda possibile al rifugio. Munizioni non è che ne abbia chissà quante, eh. Dai. Rifugio da qui. Qui. Dormiamo. Per sicurezza. Minchia, che casino. Allora, vediamo cosa prendere.
E ora è tutto chiaro, hai complottato le mie spalle. Il dottore corre, sai che ti dico, ok, vai pure, o brucia l'inferno, ma sai che mi importa? Nessuno sopravviverà, non mi importa nulla di te. Levati dai piedi, vattene, vattene. Adesso me ne vado, tranquillo. La butto qua. Sei peggio della peste. Siete peggio della peste. Mi hai dato un rifugio armi provviste, ti ho insegnato come sopravvivere, le avrebbero ucciso. Ti avrebbero ucciso, ed è così che mi ripaghi? Minchia! Quanto sei caga minchia, eh? Cioè, guarda, non mi fa andare! Hai avuto bisogno di me. Ma ora che te la puoi cavare punto te, vero? Insegui pure false speranze, ma ricordati in che condizioni ti ho trovato. Avrei dovuto lasciar bruciare il rifugio Oh mio insieme Dio! al resto di Londra, proprio come predisse Dee. È tornata la voce! Nessuna gratitudine. La gente come te è solo un ammasso di bambini viziati che sanno solo prendere. Non mi stupisce che il paese sia andato in malora, sai? Ma non preoccuparti. Ride bene chi ride ultimo e sarò io. Pensavo fossimo fatti. Mi sono fidato, ti ho offerto la mia esperienza e i miei mezzi. Avrei dovuto ucciderti! Vattene dal mio rifugio! Adesso me ne vado. Prima fammi prendere un paio di cosette. Cosa prendo? Munizioni per la pistola, direi. Cioè, ha capito? Adesso alla fine si risente la sua voce. Vedete che questo gioco è impazzito? Cristo. Dove devo andare? Cioè, devo proprio andarmene da qui. Fai vedere la mappa. Cioè gli obiettivi più che altro. Ok, devo fuggire dal rifugio. Ciao, e scusami. Mi sei stato molto utile. Oh merda, non è da questo, è da questo. Krishna. Quelli non li avevo visti. È ora di fare un po' di piazza pulita, signori. Non si vede un cacchio quasi. Quanti cazzo ne arrivano? Vai. Andati. E fuggiamo dalla minchia di rifugio finalmente. Continuano ad arrivare gli zombie. Caricamento in corso. Vai. Krishna, quanto cazzo sta durando sta parte? Un secolo. No, ma io sono sicuro che probabilmente devo ricominciare il gioco per farvi vedere gli altri finali. In quel caso, ragazzi, non se ne parla. Oh, I will survive. Questa è quella che ci ha aiutato, il muto alla radio. Là tutta la scorta di merda che ha il bastardo.
fa? Oh. Qui il prepper. Mi ricevi? Passo. Quindi praticamente lui continua ad ammaestrare i sopravvissuti che arrivano sotto al... cioè è un bel gioco, nulla da dire su questo, mi è piaciuto molto, molto molto, però sarebbe stato meglio se fossi riuscito a sopravvivere col primo sopravvissuto, invece sono arrivato al terzo, porca vacca. Ah, santo Dio. Adesso vediamo com'è, cosa succede. Raggiungi la torre di Londra. Ah, non sono ancora evacuato del tutto. Dai, sbrigati, dobbiamo andarcene subito. Ho promesso a uno dei sopravvissuti che sarei tornato. Non so se sei tu, ma la frequenza la sta raggiungendo subito la torre. Aspetta il più possibile, corri. Krishna. Corro. Forse non c'è tempo da ce ne andiamo. Sta arrivando, cazzo. Dai, che ci sono. Ti vediamo, la sbriga ti raggiungi sopra sul tetto. Quale tetto? Ah, il tetto famoso. Bravo, bravo, fatemi luce. Soprattutto non sparate un colpo, cioè, sennò è pieno di barili qui. Ammazzatevi. Tipo, per ottenere un finale. Cazzo. No, non tu. Aspetta. Blocco le strade. Per finirlo, oddio, c'era un tizio in merda. In merda poi. Dai, levatevi dai coglioni però. Oh cazzo, ho fatto il giro in... Oh. Sono giro sbagliato. Quasi raggiunto la salveccia. Dai cazzo, levati! Non dirmi che devo ucciderli mo, eh. Sono qui. Grazie mille, eh. Porca vacca troia. Levati le coglioni. Culati. Oh, ce l'ho fatta. Vai, vai, ce l'abbiamo fatta. Ma tanto agognata. Salvezza. Minchia. Bombardamento a tappeto. E ciao a questi figli di puttana. Compreso lo stronzo. E ci ha aiutato a sopravvivere. È così che lo ringraziamo, no? Ok, questo dovrebbe essere il finale A. Cioè, il finale buono. Quindi vedrò di portarvi il finale, non so, quello che capita, quello che riesco a trovare. Allora, non so se notate, ma adesso sente l'audio dello stronzo che parla. Questo perché praticamente, come mi avete detto in tanti, l'audio proveniva dal mio joystick e siccome io l'ho messo su muto, non si sentiva una cippa. Quindi mea culpa, mea culpa. Grazie a tutti quelli che me l'hanno consigliato. Cioè, il fatto è che non mi stavano arrivando le email. È questo che mi fa girare i coglioni. Tutte le email non mi stavano arrivando. Non so perché, mi arrivavano solo quelle degli iscritti. Non so se usate Hotmail. Comunque vi sarà sicuramente capitato anche a voi. Sta di fatto che non mi arrivavano le email. E per me è tutto normale. Cioè, è normale se non mi arrivano, per dire, molti commenti. Cioè, a me anzi non ne arrivano più di tanto. Quindi non mi sono fatto domande. Però poi sono andato a vedere ho aperto proprio il video. Ho notato che tutti mi dicevano che cavolo fare. E io coglione non l'avevo visto. Minchia.
E quindi niente, ragazzi, questo dovrebbe essere un altro. Il finale non credo sia il cattivo, ma neanche il buono. Perché praticamente devo lasciare la. Ho lasciato la panacea indietro. Vedete che l'obiettivo verde è dietro di me. L'ho lasciata, mi sono dovuto uccidere per mollarla perché non c'era altro modo. Dovrei andare adesso. Dovrei andare, credo qui. Oh, questo è un altro finale in realtà. Praticamente bisogna raggiungere il. Che finale del cazzo, cioè non cambia nulla. Sostanzialmente bisogna morire mentre si cerca di raggiungere l'elicottero. E il gioco finisce così, porca troia. Cioè, ragazzi, io guardo l'altro finale, no? Cioè, mi devo ricominciare il gioco da capo per scoprire l'altro finale. E vedo se è uguale identico al finale buono, cioè che non cambia un cazzo nemmeno il filmato, non ve lo propongo. Comunque, grazie a tutti per il supporto. Se non vedete l'altro finale in questo video, vuol dire che non c'è, cioè, voglio dire. È uguale a quello principale che avete visto, perciò sti gran cazzi e ci si vede con Until Dawn. Ciao a tutti e grazie.